Cristian, allora si riparte, tra poche ore si tornerà in campo, prima giornata di campionato, quali sensazioni? Beh sì, si riparte, le sensazioni sono positive, ci stiamo allenando bene per affrontare questa prima giornata di campionato, non vediamo l'ora di iniziare anche perché la prima è contro il Chievo che l'anno scorso, come ben sapete, ci è rimasta ancora alla gola quella partita. Ora non vediamo l'ora di riscattarci e di fare subito punti. E Pescara si presenta alla gara di sabato all'Adriatico? Ripeto, è una squadra comunque nuova. Abbiamo tanti giocatori nuovi che ci stiamo amalgamando, non è ovvio che all'inizio non sarà facile, però il mister la sta preparando bene, vogliamo fare subito risultato, ripeto, perché quest'anno non possiamo sbagliare. Una delle certezze del Pescara che verrà si chiama Cristian Galano. Assolutamente, come ho già detto, io comunque sono un giocatore del Pescara, non vedo l'ora di iniziare e di ripetermi di quello che ho fatto l'anno scorso, quindi non vedo subito l'ora di iniziare questo campionato. A proposito dell'anno scorso, firmeresti per segnare gli stessi gol della passata stagione? Beh, assolutamente, l'obiettivo mio è sempre quello di migliorarmi, poi se arrivano è tutto di guadagnato, però l'obiettivo rimane sempre quello comune, quello di fare un gran campionato e di portare più punti a casa e speriamo un campionato migliore rispetto a quello passato. A proposito di obiettivi, dopo la soffertissima salvezza di qualche settimana fa, cercherete ovviamente di regalare qualche soddisfazione in più ai tifosi? L'ho detto, sicuramente dobbiamo fare un campionato migliore rispetto a quello che è finito, perché una piazza, una squadra come Pescara non può fare quel tipo di campionato. Ora la società insieme al mister stanno facendo una buona squadra e spero che possiamo fare delle cose importanti, dai. Sulla panchina del Pescara c'è Massimo Oddo, quali impressioni? Sicuramente lo conoscevi anche da avversario. Che allenatore hai trovato sul piano tecnico e anche umano? No, il mister comunque lo conosco da poco perché non l'ho mai avuto, però le prime sensazioni sono abbastanza positive perché è un mister preparato, che ha dei concetti importanti, ora dipende soltanto da noi, ci sta preparando alla grande, ci stiamo allenando benissimo, ora dipende soltanto da noi. Per chiudere, Cristian, tornando alla gara di sabato col Chievo, incontrerete una squadra che non ha cambiato molto rispetto alla passata stagione. Sì, è vero, il Chievo è rimasto con la stessa squadra, però a noi dall'avversario importa poco, noi dobbiamo pensare a noi perché l'anno scorso non abbiamo fatto benissimo, quindi dobbiamo soltanto pensare a noi, fare le cose che stiamo facendo con il mister e poi vedremo come andrà. Ora è ancora presto perché siamo ancora all'inizio, però sono fiducioso. L'ultima, Cristian, si ricomincia in uno stadio se non vuoto quasi, probabilmente ci sarà a breve l'ufficializzazione dei 1000 ingressi ad invito, però cambierà poco probabilmente. Per me 1000 tifosi cambierà poco perché a mio parere non ha senso, però ci può dare dai magari uno stimolo in più per fare meglio.